È una zona particolare perché è una zona con delle caratteristiche un po' uniche. La Valle di Cialla in particolare è una valle, come la vedete, tutta circondata da foreste. Abbiamo circa il 95% di territorio occupato da bosco e il 5% di territorio che è utilizzato per l'agronomia, per l'agricoltura. Noi coltiviamo le antiche varietà della zona, per cui in particolare lo schioppettino è la più significativa e importante della nostra area. Qui abbiamo le vigne ed è una situazione molto bella perché sono tutte circondate da foresta. Vogliamo andarci? Andiamo. Bellissimo. Qui è bello perché qui siamo a 50 km dal Mediterraneo, dall'Adriatico, dalla linea di costa, e a 30 km dalle Alpi Giulie. Quindi circa in 70 km arriviamo dalla linea del mare, dalle spiagge, fino a 3000 metri. E in questa zona è molto verde perché abbiamo entrambe le influenze. Abbiamo un'influenza del mare che ci dà il sole, ci dà la ricchezza, ci dà la maturità, però abbiamo anche molta freschezza dalle Alpi. E vedete che la zona effettivamente è molto verde. E tutte le nostre vigne sono coltivate chiaramente in biologico e siamo certificati Biodiversity Friend. E in particolare lo schioppettino è stato salvato dalla mia famiglia nel 1970 perché era una varietà che era praticamente scomparsa, per quanto fosse una varietà molto storica, è una varietà che era scomparsa a causa della fillossera. Era una varietà molto locale, per cui pochi chilometri quadrati. Quando è arrivata la fillossera, lo schioppettino è stato così pesantemente colpito che era stato considerato estinto. E quindi è stato abbandonato e sostituito dalle varietà internazionali come il Cabernet e il Merlot, che erano più facili da coltivare. Quello che è stato fatto invece è stata un'opera di recupero nel 1970 e di ricerca nella zona, dove sono state ritrovate circa 50 piante superstiti. Da queste viti sono state create nuove piante attraverso gli innesti ed è stata piantata una prima vigna di schioppettino. Per quanto riguarda la speziatura, che penso sia il carattere un po' più rappresentativo dello schioppettino. Perché è stato indagato questo aspetto qui? È una storia che diciamo non nasce dallo schioppettino, ma nasce dallo Shiraz. È quello, ma è anche una molecola ben precisa che si chiama rotundone. E il rotundone è responsabile di questa nota speziata, proprio di pepe in particolare. Ed è stata fatta un'indagine perché dagli australiani, a dire il vero, perché hanno fatto dei panel test e avevano visto che i vini più apprezzati, più graditi dai consumatori erano, nell'ambito degli Shiraz, gli Shiraz più speziati, più freschi, quindi quelli che arrivavano dalle zone in Australia, emisfero sud, quindi zone più meridionali, più vicino chiaramente all'Antartide, quindi zone più fredde. E poi hanno indagato altre varietà e si è scoperto che le varietà in generale della zona alpina hanno spesso questa caratteristica di produrre il rotundone, e lo schioppettino si è dimostrato essere quello che è più rotundone in assoluto, circa addirittura 200 volte in più dello Shiraz australiano, quindi marcava moltissimo questa caratteristica del pepe, e nel bicchiere lo si ritrova molto netto proprio. E non viene dappertutto il rotundone, anche nello schioppettino, ma nelle zone più verdi e più fresche. Ma quello che poi va a marcare molto lo schioppettino qui nella zona di Cialla è la sua verticalità, quindi una grandissima freschezza, una grandissima mineralità, una complessità notevole e una speziatura sicuramente più completa. Quindi note di pepe dovute al rotundone, ma anche delle note di cannella, delle note un po' balsamiche. Allora, qui abbiamo la collina là sopra, che è quella più alta, diciamo in fondo alla valle, che è carsico, quindi sono calcare. La zona in basso, invece, verso il mare, dalla parte che guarda sud, è una zona più marnosa, quindi argillosa. Qui siamo nel mezzo e abbiamo questo incontro di due fasce geologiche diverse. Quindi abbiamo una componente marnosa e con un'introgressione di calcare, quindi pH basico, estremamente adatto per produrre grandi vini da invecchiamento. Lo schioppettino è un cliente non facile da trattare perché ogni anno deve essere, diciamo, gestito in modo diverso, va proprio seguito, va interpretato. Non si può seguire un protocollo con lo schioppettino, ma nemmeno nella vigna, non si può seguire un protocollo neanche in cantina. Quindi la macerazione deve essere valutata di anno in anno, sia la durata che la gestione dei rimontaggi. Queste cose. Non c'è in realtà una ricetta per produrre lo schioppettino, bisogna conoscerlo, conoscere le vigne,
e poi assaggiare giorno per giorno durante la macerazione che cosa sta succedendo. Quando si pensa di avere raggiunto l'estrazione ideale tra naturalmente tutte le componenti, compresi i precursori aromatici, è il momento di svinarlo per non andare poi ad ottenere delle note che non sono così fini ed eleganti. Dunque, certe volte anche il cambiamento sta nel rimanere un po' nel solco della tradizione. Abbiamo fatto dei cambiamenti nel senso che per lo schioppettino abbiamo destinato la vinificazione solo delle uve provenienti dalle vigne più vecchie. Quindi diciamo più o meno quanti anni? Sulle 50 anni più o meno. Quindi abbiamo fatto una scelta rigorosa in questi termini qui. E con le uve più giovani facciamo la nostra Rinera, che è una versione giovane dello schioppettino, quindi solo acciaio. Abbiamo quindi shiftato in due la produzione per cercare di dare una migliore interpretazione, credo, alla varietà.